I posti disponibili non sono né molti né pochi, ma commisurati alla programmazione effettuata per garantire la giusta copertura nell'assistenza sanitaria, a dirlo il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Salerno, Giovanni D'Angelo, il giorno dopo i test di accesso ai corsi di laurea al campus di Fisciano, che ieri mattina ha accolto oltre 1.700 aspiranti matricole. Dei tantissimi candidati che sosterranno il quiz, solamente 15.000 entreranno a far parte della nuova classe accademica, e mentre uno su quattro ce la fa, si è riaperto, come negli ultimi anni, il dibattito sulle selezioni troppo rigide e sulla rimodulazione dell'esame d'ingresso alla facoltà più ambita d'Italia. Quest'anno la discussione ha senz'altro preso una piega ancora più vivace, visto che si inserisce all'interno di un'intensa campagna elettorale. Le polemiche sul numero chiuso a medicina si legano alla questione della carenza di personale nella sanità italiana, ma la soluzione non è così semplice come ha dichiarato ai nostri microfoni il dottore Giovanni D'Angelo, che ammette invece gli errori compiuti nel passato. I posti non sono né molti, né pochi né troppi, i posti sono giusti, sono quelli che una programmazione, speriamo che sia esatta, ha individuato come posti in questo momento necessari per cercare di superare le difficoltà che ci sono. Il problema di cui noi parliamo dobbiamo inquadrarlo in una maniera corretta. C'è stato un errore fondamentale nella storia della gestione di quello che è il percorso formativo in medicina negli anni passati. Post 68, praticamente, non c'è stata dopo il 68, fino a circa il 75, 76, anche qualcosina in più, non c'è stata nessuna programmazione. E quella programmazione che veniva dichiarata tale, senza fare nomi, perché non è questo il problema, era una programmazione totalmente sbagliata e si è rivelata sbagliata negli anni successivi. Cioè noi abbiamo pagato un prezzo che non appartiene a quest'epoca, ma appartiene a un'epoca precedente. Uno Stato in genere, perdonatemi, deve poggiare determinate, diciamo, azioni come quella culturale, perché si tratta di cultura di cui stiamo parlando, sulla base di programmazioni certe. Non possiamo aprire le scuole a tutti, non possiamo aprire le università a tutti. Le scuole, quelle di obbligo, ben vengano per assicurare un livello, ma le successive devono essere ovviamente proporzionate alla necessità e al fabbisogno che c'era. Che cosa è successo? Mentre prima sono stati fatti moltissimi, ci cioè sono stati molti laureati, e moltissimi nostri laureati all'epoca, voi non lo ricorderete perché siete troppo giovani, non avevano praticamente, alla fine hanno subito una sottovalutazione totale del loro livello professionale. Si sono create le più disparate attività di tipo medico, che magari erano paramediche, non mediche. Dottore, oggi sembra un paradosso: nel 68 tanti medici, oggi invece abbiamo un numero ristretto, ma oggi abbiamo una carenza di medici negli ospedali, probabilmente però oggi paghiamo uno scotto dove tra qualche anno possiamo avere difficoltà proprio nell'avere a disposizione un medico. Sì, ma in questo momento sa quanti ne sono stati messi in gestione? Circa 15.000 i posti che sono in questo momento, quasi un raddoppio rispetto ai posti precedenti. Oltretutto, lei sta parlando di qualcosa che si realizzerà fra 6 anni. Se lei pensa di risolvere il problema aumentando i posti oggi, mi dica, e penso che la logica vuole che non è il modo esatto, perché se lei crea più posti ora, poi avrà più laureati dopo che magari non serviranno più in rapporto alla realtà che lei dovrà affrontare. Quindi è troppo semplice pensare al moltiplicatore di posti per risolvere i problemi. La verità è che non siamo stati in grado di affrontare il problema.